Ogni generazione è definita dalla nascita di nuove rivalità. Cosa sta facendo tra Nighter, che continua a sdobollare, tripla anche per lui, e Gubi immortale? Ma alcune riescono a sopravvivere nel tempo e a regalare sempre più emozioni. Double Kiru per quanto riguarda Swairo, Double Kiru anche per Enze. Ormai, se i conti non ingannano, 2 più 2 fa 4 e questo è quinto. Carneficina! Makers alla ricerca di redenzione dopo una vittoria troppo a lungo inseguita invano. Si lanciano con il knockup su due, arriva anche quello di Galio. Per quanto ci provi, Danbai finalmente riesce a trovare la prima uccisione. Ma Samira decide di andare per l'olina. È il momento di combattere, è il momento di squartare, è il momento di una quadrupla. Oni knockup, ottima la schiacciata. Rischia grosso Gubi, ma still alive. Adesso li chiude da solo. Butsu cerca l'intervento, ancora una volta lo vanno a bloccare, ma l'inserimento con un'altra parte di Butsu. Trova l'assassino finale, trova la serie interrotta, ma Zwire è pronto a giurare vendetta. La doppia uccisione sulle Q, potrebbe arrivare anche la terza, la sta aspettando. La Stasi la salva, ma è questione di attimi. Signori, carneficina! Morningstars, una nuova formazione alla difesa del titolo di campioni. Povero Deido in 5 pur di ucciderlo. Twist però in tutto questo riesce a prendersi l'uccisione. Doppia uccisione, double kill, double crunch per il top laner di GG in eSports. Ma Enzo non è contento della situazione attuale. Arriva anche per lui una double kill. E con questa carneficina ora i Samsung Morningstar vanno dritti a pushare in top lane. Deido sta rischiando grosso, ma alla fine abbatterà Taba. In 1 contro 2 ce la fa, e Enzo finalmente si unisce all'azione. Riesce a prendere più tempo possibile. Chiuderanno per andare alla loro prima vittoria i Samsung Morningstar. Signore e signori, il primo punto del tabellone viene chiamato forte e chiaro, e sono i Samsung. È arrivato il momento di un nuovo capitolo.